contatto con le agenzie di viaggio e con le nostre referenze, cioè i nostri concittadini, e così colgo l'occasione pure per salutarli tutti. Ma un saluto particolare agli amici svizzeri per la solidarietà che hanno manifestato lo scorso anno quando sono venuti a votare, e a cui prometto che ad elezioni avvenute inizieremo da subito un percorso di scambio ricreativo e culturale con la Svizzera. E poi, cosa abbiamo noi? Abbiamo l'acqua. Se ne è parlato già le serate scorse nei nostri comizi. E noi per primo cosa faremo? Faremo la verifica della capacità e sistemazione delle sorgenti al fine di intraprendere eventualmente anche attività economiche di imbottigliamento, visto che l'acqua sarà il cosiddetto oro bianco del futuro. 2. Faremo un'analisi della stessa per la prevenzione dei tumori e per verificare il grado di inquinamento ambientale. 3. In sintesi, metteremo al centro l'acqua quale condivisione di un bene così importante, installando magari vicino ai fontanili esistenti impiantini per l'erogazione di acqua filtrata da mettere a servizio per i cittadini. Poi cosa abbiamo? L'eolico, di cui tanto si è già detto. Ma io voglio dire solo due cose. L'energia eolica sarà una risorsa per tutta la popolazione e la presenza di Rocco una garanzia. Dell'eolica abbiamo già detto tutto nelle scorse, pure questa sera, i volantini sulla società che girano, abbiamo già detto tutto. Penso che pure voi cittadini siete un po' stanchi di questo argomento. Però voglio aggiungere una cosa, perché io ho detto in altri comizi, quando noi parliamo a Roma, a Bruxelles si modificano le leggi, cambiano le normative. Ebbene, ci sta che dal prossimo 2021, quindi fra 5 anni, secondo la direttiva europea per le case residenziali, l'energia dovrà essere tutta da fonti rinnovabili, e noi come amministrazione metteremo a disposizione le competenze giuste e le conoscenze per far sì che tutti saranno pronti per tale scadenza, quantomeno ad essere informati. Altra questione, il PIL. Ho sentito la questione del debito. L'anno scorso si dicevano i debiti, che erano pure questi fantomatici. Quest'anno del mutuo fatto su quei debiti non se ne è parlato. Questa non è la correttezza informativa, è altra cosa. Ebbene, voglio ricordare che i finanziamenti fatti dall'amministrazione Guglielmo venivano fatti, la cui quota da restituire era a carico della Regione. E io lo dicevo nei consigli comunali, faremo un'opera un po' più piccola, faremo un'opera minore, ma sicuramente non graveremo di debiti eccessivi la popolazione andrettese. Questo era un ragionamento che è stato fatto. Io voglio ricordare, sono 8 anni che non sono più io sindaco, ma già all'epoca si faceva, perché si pensava al futuro, si pensava a quelle che erano le difficoltà. Ma anche sul PIP, noi ho sentito parlare del polo della logistica. Quel polo della logistica è stato il frutto di una progettualità e di un'idea progettuale. Allora, quando il compianto amico di Emilia di Calitri disse: hai rubato la